Care amiche ed amici, rieccoci di nuovo qua. Chi vi parla è il vostro Santenchan. Ieri credo ho fatto un video sulla delusione che ha rappresentato Tsipras per molti greci, perché credevano veramente nel valore del referendum e poi li ha delusi perché gli ha fatti votare no e poi ha accettato tutti i diktat della troica, di cui mi sembra che anche noi come paese la integriamo, Draghi, Monti e altri, no? Beh, allora, dopo aver fatto votare la gente facendogli credere che potevano rinunciare a tutte le imposizioni della troica e della comunità europea, della BCE, comunità economica europea e degli Stati Uniti, e poi si è saputo che gli Stati Uniti, Obama, avrebbe imposto a Tsipras di rimanere in Europa, di non andarsene, perché hanno paura che la Grecia decida di andarsene con la Russia, con Cina, India, con il BRICS, perché adesso c'è anche Sudafrica nel BRICS. E quindi, in effetti, come disse la Merkel, il fallimento delle trattative con la Grecia sarebbe il fallimento dell'Unione Europea. Perché prima ti indebiti con l'Unione Europea per entrare, poi quando non hai più per pagare te ne esci e non paghi nulla. Quindi altri potrebbero seguire il cattivo esempio della Grecia di andarsene dall'Unione Europea e magari entrare nel BRICS. Adesso ho finito di installare il Yahoo Messenger. Intanto stavo guardando al computer, ecco. Però non entro adesso nel Messenger. E quindi in un altro video che potrete cercare nel mio canale, nel canale che state guardando, ho spiegato come non ci siano delle ragioni per le quali la Grecia debba stare nell'Unione Economica Europea, perché ci sono delle leghe transcontinentali, delle unioni transcontinentali economiche. E quindi possono far parte di uno stesso trattato commerciale o economico paesi dell'Asia, dell'Africa, dell'Europa e delle Americhe, anche dell'Oceania. Quindi chiunque, come è stato dimostrato, può entrare nel BRIC. C'è entrata Sudafrica, c'è entrata la Cina, c'è entrata l'India e il Brasile, oltre che la Russia. Quindi BRICS potrebbe essere la nuova designazione, perché come ultima lettera potrebbe esserci quella della Grecia. Potrebbe esserci stata, perché Tsipras ha ceduto alle pressioni e forse ai ricatti di Nord America e Germania. E, dicevo, da anni che seguiamo questa situazione, questa tragedia greca. E purtroppo da tragedia si è trasformata in farsa greca, come dice un luogo comune, che tutte le tragedie diventano farse. Infatti Tsipras, per riuscire a imporre quelle condizioni che la sua parte politica, il suo partito politico, voleva forse introdurre da sempre, ha inventato il referendum, che è stato alla fine un espediente più demagogico e populista che non un vero referendum. E noi in Italia sappiamo cosa questo significhi, perché ogni volta che vogliono far tacere l'opposizione, l'opinione della gente nelle piazze, si inventano dei referendum che in linea di principio sono corretti, però che non dicono la verità, perché ti fanno credere che abolirai la finanziazione pubblica dei partiti,
E invece non è vero niente, perché dopo il referendum è tutto continuato come prima. Li prendono in altro modo i soldi, come rindennizi, indennizi, concessioni. Guarda che quello che è successo nel partito della Margherita o dei Verdi o altri partiti che erano morti, e che invece continuavano a finanziare, come magari continueranno a finanziare la ex Democrazia Cristiana, che dove sta la sua sede storica, guarda caso in Castel Gandolfo, continuerà a ricevere finanziazioni pubbliche, però come partito la Democrazia Cristiana non esiste più. Allora continuiamo non solo a finanziare i partiti politici e i movimenti, anche quelli piccolini che non superano lo sbarramento del 5%, ma finanziamo tutti gli scheletri politici, tutti i partiti politici che sono morti nella prima repubblica in Mani Pulite e Tangentopoli continuano a ricevere finanziazioni pubbliche, ma pure quella tanda di partiti, quella manica di partiti che sono sorti da Tangentopoli, come tutti i partiti tipo prima del PD, quello che c'era, no? E poi i Verdi, gli ecologisti, l'Ulivo, la Quercia, la Margherita, i Popolari di Segni, tutti i partiti che non ci sono più, che sono durati poco, perché poi si è fondato il PD. Tutta una galassia di partiti che non superano la quota di sbarramento. Sinistra Ecologia, Sinistra Libertà, Rifondazione Comunista. Però dicevo che Tsipras ha usato il referendum come cavallo di Troia, anzi come cavallo greco, perché ha fatto entrare il cavallo di Troia nella Grecia, lo hanno accettato con un no alle imposizioni della Troica, pensando che aprendolo uscivano un sacco di cose buone, come aumento delle pensioni, degli stipendi, eccetera. Invece hanno aperto il cavallo di Troia del referendum di Tsipras. Oh, che orrore! Chi è uscito? La Merkel, con tutti i rappresentanti delle banche europee. E hanno detto, adesso che non è passata la nostra imposizione di condizioni, esigeremo più garanzie. Tsipras spontaneamente, a quella delegazione della Troica che è scesa dal cavallo di Troia del referendum da lui imposto ai greci, e Tsipras volontariamente ha dato lui delle condizioni che erano peggiori di quelle che gli imponevano. È come se tu c'hai un mutuo sulla casa, no? Non arrivi a poterlo pagare perché è molto esoso. E tu, come capofamiglia, dici: no, 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 un momento, io non accetto le condizioni di questo mutuo. Allora arrivi a un tavolo di negoziazioni e poi ai tuoi familiari e parenti che gli dici: beh, adesso dobbiamo fare la fame, io non ho accettato le condizioni immonde della banca per quel mutuo, e adesso però noi pagheremo il 30% in più su tutte le voci che la banca ci voleva imporre. Allora è stata una rivincita morale: facciamo quello che voglio io, però io pago di più. Non so, come mi viene in mente, e non so dove ce l'ho, perché ho cambiato di posto a tutti i libri, e sono le cose che succedono quando si cambiano di posto ai libri, che non li si incontra più, e così uno si impara. Per trovare un libro devo cercare molto tempo, penso di trovarlo e non lo trovo, però ho dovuto cambiare di luogo, di loco, ai libri,
perché ho cambiato un mucchio di cose nella stanza. Voi mi potreste dire: ma non ce ne può fregare di meno? Vabbè, allora non posso avere l'accettazione letterale. Peccato, comunque questa parte del video ve la voglio fare soffrire. No, non voglio fare tagli, anche perché poi magari viene peggio. Comunque il libro non c'è. Peccato, perché lo volevo leggere in questi giorni. Magari sono convinto che poi lo trovo, anche perché ho fatto molte letture di quel libro, che so che ha ricevuto dei commentari entusiastici. Però tutto questo è dal vivo. Era il libro di Sani Gesualdi, di Nino Frassica, e diceva: Sani Gesualdi volle fregare il telefono pubblico della SIP. Non gli andava di mettere 200 lire, ci mise insieme due monete da 500 lire. Perbe, perché pagò 1000 lire invece di 200 lire, perché non gli ha ridato il resto. Però lui è stato contento, perché ha fatto quello che ha voluto. Quindi Tsipras ha fatto come Sani Gesualdi: non ha voluto pagare alle incresciose esigenze della troica, ha voluto pagare di più per far vedere che poteva pagare a mono suo. Tsipras, Tsipras, ma che cacchio ha fatto i greci? Anzi, che cacchio ti hanno fatto i greci a te? Comunque, io l'ho sempre detto, la sinistra, non solo in Italia, anche in Latino America, negli Stati Uniti, vedevano a Tsipras come al condottiero intrepido che pugnava, lottava a spada tesa per difendere i diritti dei cittadini greci, intransigente, estremista, di sinistra, marxista, tutto quello che vuoi tu. Poi però si è invece visto che, come molti leader e politici e premier latinoamericani e terzomondisti, come Menem, tanto si fanno, o come Cavallo, il primo ministro il ministro dell'economia, perché non c'è primo ministro in Argentina, è presidenziale, come Cavallo, ministro dell'economia, o come Menem, presidente dell'Argentina, tanto facevano i populisti, i demagoghi, e poi hanno finito per aderire a tutte le condizioni degli Stati Uniti e del Fondo Mondiale Internazionale. Tanto è così che l'Argentina ha conosciuto una recessione bestiale negli anni 90, nel periodo del benessere. E abbiamo mille esempi similari in tutto il mondo, dove quando vengono al potere sull'onda dell'insoddisfazione, del malessere, dei suicidi, dei fallimenti, o vogliono fare guerra al mondo capitalista, oppure ne accettano tutte le condizioni indefessamente e incondizionalmente, dopo aver promesso mare e monti alla popolazione del luogo. Quindi Tsipras prometteva: non cederemo mai, né un solo passo indietro, basta con dare il nostro sangue ai creditori stranieri, dobbiamo ogni centesimo scusate ogni centesimo deve essere speso per i greci, dai greci, con i greci, sui greci, dei greci, dei centesimi dei greci devono essere spesi per i greci, con i greci, dai greci. Non è successo nulla, anzi, voi lo sapete che il denaro che Tsipras riceverà per pagare i debiti fino adesso non andrà ai greci, ma andrà alle banche europee. Non è un debito interno ormai, è esterno. E che per avere quel credito in realtà
gli hanno già aperto due linee di credito. È come se tu c'hai un debito con altre persone e non hai denaro. Allora, per pagare quelle persone, prendi credito con altri istituti bancari, come fanno in America, che ti danno solo se hai dei debiti una seconda o terza targhetta Visa, no? Mastercard. Allora, per pagare quei debiti che tu hai contratto spendendo, devi in altre due banche aprire altre due linee di crediti. Ecco, bravo Fesso. E poi con che le paghi quelle altre due banche? Grecia c'ha due linee di credito, una con gli Stati Uniti, l'altra con la Banca Europea. Con che pagherà quelle due linee di credito se già i debiti che avevano prima non li riuscivano a pagare? Perché tu leggi che gli danno due linee di credito, ma devi intendere che credito, per chi lo dà, è una concessione, per chi lo riceve è sempre un debito. Quindi la gente non capisce quando si indebita. Vanno alla banca: ah, mi hanno dato un credito. Ah, gli dico io, ti sei indebitato? No, mi hanno dato un credito. Cioè, è troppo facile credere che il credito non sia nulla che ti può compromettere. È un credito, ti danno credito, ti credono. Sì, ma a cambio di che ti credono? Che tu ti indebiti. Se no, non ti danno credito in una banca. Per poterti che ti danno credito? Per poterti indebitare. Quindi il credito è della banca, quello che a te sarà il debito. Cioè, vedi che Tsipras, alle condizioni che lui ha messo, che poi vogliono comunque estromettere la Grecia, prima o poi ci riusciranno a farlo dall'euro, il debito gli rimane, anche se vanno fuori dalla Grecia. Non come diceva in una sua canzone Giuseppe Povia, mi sembra che sì, che diceva: vogliamo uscire tutti dall'euro, così magari non paghiamo più un centesimo. No, la Grexit porterà come risultato che la Grecia dovrà comunque pagare non una, ma tre linee creditizie, quelle due nuove che gli hanno aperto più il debito che doveva prima. Quindi c'ha tre debiti la Grecia, non so con quanti agenti economici, ma è tragico, ma è una tragedia che si è trasformata, grazie al referendum, farsa. E ripeto, il referendum di Tsipras è stato un vero e proprio cavallo di Troia, cioè una troiata, perché hanno aperto la pancia e il ventre del cavallo e sono usciti la Merkel e tutti gli altri 18 paesi d'Europa che hanno aperto linee di credito, le vecchie linee di credito, con la Grecia. Anche la Grecia dei politici che hanno preceduto Tsipras, che tutti hanno smerdato il paese, perché hanno speso più di quello che dovevano, non solo di quello che potevano, ma di quello che dovevano. Non hanno invertito il credito per generare produttività, ma populisticamente e demagogicamente hanno innalzato le pensioni oltre i limiti, hanno permesso che la gente si indebitasse per comprare cose, hanno ridotto l'età pensionistica, perché in Italia ci dobbiamo sacrificare fino all'età pensionistica che abbiamo raggiunto e in Grecia solo fino ai 50 anni. Hanno voluto avere privilegi da primo mondo, che neanche nel primo mondo esistono, indebitandosi, e che Grecia era terzo mondo, e adesso pagano i piatti rotti, che loro li rompono i piatti, però si direbbe che gli devono pagare altri. E adesso come? Prendere altri crediti per pagare quello che non si è riuscito a pagare fino adesso? Già gli hanno ritagliato il debito di molti miliardi, però continuano a indebitarsi, perché la macchinaria di Stato burocratica greca, che è farraginosa, hanno assunto partitocraticamente in tutti i luoghi pubblici dipendenti a dismisura, e adesso li devono licenziare senza neanche dargli la liquidazione, perché non hanno soldi.
La festa greca è finita in tragedia, e con il referendum si è trasformata in farsa, perché gli si è illusi irresponsabilmente ancora una volta che potevano evadere dalle loro responsabilità di aver speso molto di più della loro naturale possibilità di pagare, invece di fare come le formichine e mettere da parte, hanno speso più di quanto potevano. Adesso dovrebbero veramente uscire fuori dalla zona euro, perché così almeno non si indebitano di nuovo e devono mettere da parte per pagare i vecchi debiti, ma non prendendo a prestito di nuovo dalla zona euro per poi dover ripagare il doppio, per poi non arrivare a pagare la metà. Chiedono che gli sia ridotto di nuovo il debito, ma devono prendere un'altra linea di credito, cioè un'altra linea di debito, per pagare di nuovo l'ultima linea di credito con un'altra linea di credito, perché non riescono ad arrivare a pagare tutto il debito, perché glielo riducono, però devono indebitarsi di nuovo per pagare quel debito, e così è un tiro della fune. Non riesco a pagarti, ti prendo un altro prestito. Non riesco a pagarti l'ultimo prestito, ti devo prendere un altro prestito. Non riesco a pagarti l'ultimo prestito, ti prendo un altro prestito. Non riesco a pagarti, e vabbè, ma uno dice prima o poi arrivano alla cima. No, perché stanno ancora a livello del suolo, anzi stanno sottoterra e devono arrivare sulla cima, sul cucuzzolo dell'Everest. 8000 metri, e ogni volta che tirano una nuova linea di credito sono 30 centimetri che fanno, e ogni volta che non arrivano a pagare la nuova linea di credito sono 2 metri che scivolano in giù, poi salgono di nuovo di 30 centimetri, ma alla fine scivolano di 2 metri in giù perché non riescono a pagare la nuova linea di credito, il nuovo debito. Poi salgono di 30 centimetri, ma scivolano di 2 metri perché non riescono a pagare l'ultima linea di credito, il nuovo debito. Poi scivolano giù di 2 metri e riescono a risalire di mezzo metro con un'altra linea di credito. Quanto tempo? Fate il calcolo matematico. 8000 metri. Ogni volta scendono di 2 metri, che stanno già in un fosso di 100 metri, e riescono a risalire di 30 centimetri o di mezzo metro. Quanto tempo ci mettono a arrivare agli 8000 metri così? Salgono di mezzo metro, scendono di 2. Magari già ci metterebbero, con un metro all'anno ci metterebbero 8000 anni. In più scendono ogni metro che fanno di 2 o 3 metri, invece di 8000 anni ci potrebbero mettere 36000 anni. Ecco, i greci stanno veramente 20000 leghe sotto i mari, ma non 20000 leghe di distanza lineare, ma abissali proprio, perché Giulio Verne voleva dire un viaggio di 20000 leghe, non una profondità di 20000 leghe. Ma loro, a differenza del Capitan Nemo, stanno 20000 leghe sotto i mari, proprio sotto i mari. Quindi oltre a Salvini ci stanno altri 20000 sotto i mari. Comunque volevo dirvi che veramente questa giocata di Tsipras, non so fino a che punto gli ateniesi la apprezzino. Adesso arriveranno a protestare in piazza pure contro Tsipras, perché veramente gli ha tradito. Ripeto, il referendum di Tsipras è stato un cavallo di Troia. Io non so fino a che punto la gente vorrà continuare così, perché li hanno presi tutti per il culo dal primo all'ultimo negli ultimi 50 anni, ma soprattutto da quando la Grecia sta veramente in crisi, 2008-2009, che si è aggravata con la crisi internazionale, ma forse già dal 2002. Comunque io negli anni 90 andavo ad Ostia Lido a praticare Tang Long Fu Shi
Kung Fu. E il maestro Nikita Petrolias, qua è il distintivo, il maestro Nikita Petrolias, che era di Atene, era venuto a studiare in Italia architettura, se non mi sbaglio, perché dice che in Grecia c'aveva dei problemi, le università non erano buone. E poi, se non mi sbaglio, è rimasto a lavorare in Italia, anche se non so se lavora come architetto o soltanto fa il maestro di Kung Fu e di allenamento fisico, perché da molti anni che non mi comunico con lui. Erano gli anni 95, no, 85, perdon, dicevo gli anni 90, no, negli anni 80, fine anni 80, 85-87, ho praticato Ostia Lido Tang Long Hushi Kung Fu con il maestro Nikita Petrolias, e lui era venuto a studiare architettura in Italia, e poi non so se è rimasto in Italia solo come maestro di Kung Fu o fa anche l'architetto. Quindi la condizione della Grecia è tragica già dagli anni 80-70, da quando se ne sono andati i generali, generalmente parlando, però nell'ultimo decennio è proprio bestiale. Poi dallo 2008, beh, quasi un decennio, perché stiamo nel 15, quindi sarebbero nel 18, sono 10 anni, 16, quindi sono 7 anni, da 7 anni che la Grecia sta in un periodo ancora più terribile di tutto il passato. Chi è che ha accettato che la Grecia si indebitasse? Gli istituti bancari europei, la Banca Centrale Europea, Wall Street. A tutti gli è convenuto che i grechi alterassero i loro conti per entrare nell'Unione Bancaria Europea. Nessuno ha revisato i loro conti prima che entrassero. Si sono super indebitati. Poi si è scoperto che non avevano un debito pubblico del 5%, perché manco l'Italia o la Germania ce li avevano. Ci avevano un debito pubblico del 12%, e il prodotto interno lordo o brutto non era del 6%, era del 2, per dire, e loro avevano detto il 12. Vabbè, allora la colpa ce l'hanno anche le agenzie di quotizzazione degli stati, che hanno cotizzato, gli hanno dato il 300% più, il 3000% più, la Moody's, la Standard & Poor's e tutte queste cose qua. E anche Draghi, Monti, la Merkel, tutti quelli sapevano o non sapevano? Perché allora i politici greci li hanno fregato ai greci in combutta con enti economici, politici stranieri. Vabbè, quello era ciò che mi premeva di dire. Poi vi voglio dire che più in là farò un video parlandovi di quello che non va in Windows della Microsoft, il sistema operativo Windows 7 98 seconda edizione. Lo accendi e non puoi accedervi subito perché ci sono le attualizzazioni, aspetti anche 15 minuti, lo vai a spegnere e ci sono le attualizzazioni che si stanno caricando. Io ieri mattina ho avuto un problema che vado a chiudere il computer col bottone, poi lo riaccendo perché dovevo mandare un email e mi si è congelato. Per fortuna sono riuscito, perché con la recuperazione degli archivi non succedeva nulla, sono riuscito a fare la recuperazione del sistema come da fabbrica, perché c'era un'attualizzazione che non aveva finito di spegnersi e io non lo sapevo, perché a monitor spento l'ho chiuso e così mi ha rovinato il sistema operativo. Ogni volta che c'è un'attualizzazione non lo puoi spegnere o non finisce mai di accendersi perché c'è l'attualizzazione. Questo è il difetto di Windows 7, che con le attualizzazioni costanti
si rallentizza il sistema, lo vai a spegnere non si spegne mai, lo vai a accendere non si finisce di accendere. Vabbè, vi farò un video parlandovi di queste cose. Ciao, arrivederci, grazie di seguirmi, mi raccomando, continuate a seguirmi, io cercherò di manifestarvi i miei pensieri, le mie idee. Mi raccomando, sono disoccupato. Spargete i miei video a tutti i vostri contatti, anche ai vostri peggiori nemici se ne avete, perché magari non saranno nemici miei o magari gli vorreste fare una cattiveria, non so. Però sono disoccupato, voglio prendere un centone di euro da YouTube e poi voglio comprarmi il nuovo Samsung Galaxy S6 o magari il nuovo Samsung Galaxy Note 5 oppure il BlackBerry Passport. Oh, mi raccomando, votate mi piace ai miei video, commentateli, metteteli fra i favoriti e nel discussione del mio canale Sant'Enchan scrivetemi quale cellulare vorreste contribuire a che io mi compri guardando i miei video e facendo clic nei banner pubblicitari, perché aiutandomi avete il diritto e il privilegio di consigliarmi quale cellulare sarebbe il più indicato. Quindi fate clic nei banner pubblicitari, mettete mi piace ai miei video, metteteli nella lista dei preferiti, dei favoriti, distribuite i miei video nelle reti sociali e fra i vostri contatti. Grazie di tutto, aiutate un disoccupato. Ciao!